ZES sono le zone economiche speciali, la legge ha previsto le ZES per consentire in determinate regioni, tra cui ovviamente la Campania, l'insediamento di nuove aziende e in modo particolare di aziende multinazionali. L'insediamento all'interno della ZES, che per quanto riguarda la Campania, ricordiamo, sono le zone portuali di Napoli e Salerno, le zone del retroporto di Napoli e Salerno ed alcune zone ASI, come per esempio Marcianise, danno la possibilità ai nuovi insediati di poter risparmiare per quanto concerne la fiscalità. Quindi sgravi contributivi per creare nuovo lavoro, quindi posti di lavoro, sgravi contributivi e non soltanto, ma anche addirittura delle agevolazioni dal punto di vista burocratico, quindi significa non aspettare mesi e mesi per ottenere le agevolazioni, ma addirittura poterlo ottenere in pochi giorni. Malgrado questo, qui in Campania, tra le altre cose, ricordiamo che la Regione Campania è stata la prima ad organizzarsi per quanto riguarda le ZES, però purtroppo il tutto stenta a partire perché alla fine non ci sono ancora materialmente stanziati dei fondi per poter ottenere da parte delle aziende che si insediano questi sgravi, ripeto, contributivi fiscali e burocratici. Va bene, diciamo che la semplificazione burocratica certamente non ha un costo, anzi abbassa soltanto il costo delle imprese e addirittura anche dello Stato. Tra le altre cose, personalmente io, e è un po' di tempo che lo ripeto, le zone economiche speciali dovrebbero essere estese per quanto riguarda, diciamo, a tutte le regioni del sud, ma non soltanto in determinate zone, ma addirittura tutti quelli che operano in regioni degradate come quelle del sud. Perché noi dobbiamo rammentare soprattutto che qui abbiamo un'economia che costa di più, il costo del denaro è maggiore, gli intoppi burocratici purtroppo ci sono, tra le altre cose abbiamo delle infrastrutture molto fatiscenti, quindi anche in questo senso le nostre imprese scontano praticamente una concorrenza, sono praticamente poco concorrenziali rispetto alle aziende del nord, per non parlare poi di quelle dell'intera Europa. Quindi, al di là di quelle che sono le ZES, che ripeto, purtroppo stentano a partire, tra le altre cose stiamo leggendo in questi giorni che quella di Venezia sta per partire, la nostra purtroppo qui in Campania non se n'è. Non si riesce a capire quando è che effettivamente partirà. Ma ripeto, il problema è molto più ampia, dovrebbe essere estesa a tutte le aziende del sud, tra le altre cose, quando noi a volte il problema non viene mai visto a 360 gradi, ma poi quando noi diamo un vantaggio burocratico, un vantaggio di sgravi fiscali o di sgravi contributivi ad un'azienda che si va ad insediare nella zona portuale di Napoli e poi magari c'è una stessa azienda che svolge la stessa attività in una zona limitrofa a quella e paga molte più tasse, molti più contributi, tutto sommato andiamo a creare una concorrenza sleale tra le aziende all'interno della ZES, quelle che comunque sono in una zona limitrofa alla ZES. Quindi praticamente il problema bisognerebbe guardarlo a 360 gradi e dare quindi la possibilità a tutte le aziende che stanno vivendo momenti di difficoltà economica molto importante di poter usufruire, ripeto, qui al sud, di determinati sgravi sia contributivi che fiscali.
fiscali.